Voglio lanciare un segnale tranquillizzante per i produttori e per i cittadini. La Toscana è Xylella free e faremo in modo che lo rimanga. I controlli li abbiamo effettuati, li stiamo facendo tuttora e continueremo a farli per mantenere il territorio regionale libero da questo parassita che colpisce gli ulivi e non soltanto. L'assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi, ha scelto Pistoia, patria del vivaismo e del florovivaismo, per affrontare il tema dei controlli sulla produzione florovivaistica e sulla sua salvaguardia. Insieme all'assessore regionale all'ambiente, Federica Fratoni, si è incontrato presso il Centro Sperimentale per il Vivaismo con i rappresentanti delle associazioni vivaistiche locali e con il presidente del distretto vivaistico, Francesco Mati. Erano presenti anche i consiglieri regionali Marco Nicolai e Massimo Baldi. Sia a livello ministeriale che europeo, ha aggiunto Remaschi, è stato apprezzato il nostro sistema di controlli che ci ha portato nel corso del 2014 a tenere sotto monitoraggio 200 punti in tutte le province interessate dalla coltivazione dell'olio, a visionare oltre 10.000 piante e ad analizzare oltre 100 campioni, risultati tutti negativi. Quanto ai controlli nel corso di quest'anno, l'assessore ha parlato di punti di monitoraggio passati da 200 a 300, con oltre 20.000 piante controllate. Il centro fitosanitario regionale, che ha sede presso il CESPEVI di Pistoia, ha precisato Remaschi, ha effettuato finora 2.000 controlli e ne effettuerà altrettanti entro la fine dell'anno con indagini sulla totalità del vivaismo olivicolo regionale. Mercoledì prossimo abbiamo in programma un nuovo incontro con il ministro Martina. A lui chiederò che l'attenzione nazionale non si allenti per far sì che il fenomeno resti limitato alle sole province di Lecce e Brindisi. Per ulteriore precauzione, la regione ha deciso di tenere sotto controllo anche le aree adiacenti alle principali arterie viarie che attraversano la Toscana. Vengono quindi monitorate sia l'A1, l'Autostrada del Sole, che la Firenze-Pisa-Livorno, che la Siena-Grosseto e anche l'Aurelia. Da parte della regione, ha aggiunto l'assessore all'ambiente Federica Fratoni, posso garantire agli operatori del settore una rinnovata attenzione e un approccio congiunto ai temi che stanno più a cuore al florovivaismo da parte degli assessorati regionali che si occupano di ambiente, di assetto del territorio, oltre che, naturalmente, di agricoltura. I consiglieri Baldi e Nicolai, nei loro interventi, hanno assicurato il coinvolgimento del Consiglio regionale sui temi del florovivaismo.